Avete presente le batterie 18650? Queste? Ecco, sono tutte fake. O meglio, sono fake tutte quelle che riportano delle scritte come questa 5800 mAh. In realtà queste batterie non possono superare la capacità attualmente di 3000 mAh. In realtà esistono anche batterie da 3500 mAh come questa, ma con prezzi decisamente alti. I valori da considerare nell'acquisto di tali batterie sono i mAh, che indicano la capacità della batteria, quindi valori più alti indicano una durata maggiore, e gli ampere, indicati con A, ad esempio 10A, 15A, 20A e così via, indicano la massima corrente sopportata dalla batteria in modo continuo in totale sicurezza. Importante da considerare in apparati che assorbono molta corrente, ad esempio le sigarette elettroniche, le bici elettriche, gli avvitatori, eccetera. A tal proposito, se dovete acquistare delle 18650, vi consiglio delle batterie INR, o meglio le IMR, più sicure. Invece le ICR, più economiche e più diffuse, sono le più rischiose in caso di cortocircuiti, surriscaldamento, eccetera. Non mancano poi i cloni cinesi che falsificano le batterie dei grandi marchi come Panasonic, Sanyo, Samsung, Sony, Litokala e altri. Ma come facciamo a scoprire la reale capacità in mAh di una batteria? Esistono diversi dispositivi che, calcolando i tempi di scarica della batteria, ne ricavano la reale capacità. Oggi vediamo come con una scheda da pochi euro sia possibile costruire un tester abbastanza preciso. Si tratta della scheda ZB2L3. In realtà lo affiancheremo a un TP4056 in modo da avere sia il caricabatterie che lo scaricabatterie con tester di capacità. Vediamo tutto il materiale occorrente. Iniziamo il nostro test. Testeremo questa batteria che è stata preventivamente caricata, che ho recuperato da un pacco batterie. Come pulsante proviamo subito il LED, il tester LED, dopodiché la mettiamo nel portabatteria inferiore che è collegato alla scheda ZB2L3.
contemporaneamente possiamo ricaricare una batteria con il TP4056, una batteria che è semicarica. Adesso colleghiamo un caricabatteria USB-C per alimentare tutto il circuito. E vediamo che inizia il processo di ricarica della batteria superiore. Lo vediamo dal LED rosso. I due circuiti sono comandabili separatamente. E adesso accendiamo anche la scheda per testare la batteria inferiore. Portiamo con più o meno una tensione che per le 18650 è consigliabile arrivare massimo a 3 ed inizia il test. Come si vede, ci verranno indicati alternativamente i valori della capacità misurata in ampere ora, la corrente di scarica con A e V, la tensione della batteria in quel momento. Ecco, dopo un'ora la batteria superiore risulta carica e lo vediamo dal LED blu. E intanto continua il processo di test con la seconda batteria. Ecco, il lampeggio indica la fine del test e abbiamo 2233 mAh. Ok, siamo arrivati alla fine del video. Ehi! E tu che vuoi? Dopo questa, non ti permettere a mettermi quello schifo di batterie cinesi.